Tessa adesso già a Nocera, segnali comunque di una prestazione al di là di tutto positiva ci sono stati. Come si prepara? Come si prepara? Vediamo Vitale innanzitutto cosa si è fatto, perché ha avuto una brutta botta alle costole, vediamo di cosa si tratta. Queste sono partite, ripeto, si preparano da sole, perché sappiamo che andiamo a incontrare una squadra fortissima, forte come noi. C'è in palio la qualificazione in Coppa Italia, noi ci teniamo tanto a superare il turno ed andare più avanti possibile in Coppa Italia. Quindi da lunedì vediamo un po' com'è la situazione vitale, vediamo un po' i ragazzi che recuperano più velocemente, pensiamo a preparare la partita di Nocera nel migliore dei modi. Prestazione comunque in crescendo anche da parte di Esposito, dell'Esposito Serrariga. È cambiato in cabina di regia, una scelta che si potrà rivedere in futuro, una scelta momentanea perché Maestro sta attraversando comunque un buon momento? No, c'entra poco il momento di Maestro, perché Maestro ha fatto delle buone prestazioni, come ha fatto delle prestazioni un po' più così così, ma non solo per colpa sua, probabilmente per colpa di tutta la squadra, probabilmente per colpa anche degli avversari. Io ho 14-15 titolari, è chiaro che non giocheranno sempre gli stessi, si ruoterà. L'importante è che quando vengono chiamati in causa dimostrano di essere per l'appunto dei titolari affidabilissimi. Questo è il nostro credo, non vogliamo giocatori che fanno 32 partite di fila, vogliamo giocatori che fanno 12-13 prestazioni di altissimo livello. Ecco, prestazioni, hai detto tu, di altissimo livello. Fragile è entrato dalla panchina e ha fatto molto bene. Fragile è andato dalla panchina, ha impattato subito bene con la gara nonostante si è riscaldato per un minuto in pratica. Sono contento di Gennaro, perché l'ha fatto salire, ha tenuto palla, ha fatto un assist importante e prezioso per tutta la squadra.